Çalhanoğlu, guarda in mezzo, tocco arretrato, mentre Borini e Silva erano avanti. Attenzione, Conti prova il tiro, André Silva prova lui, rete! Rete! André Silva! Il bomber non sbaglia, trova l'angolo, Milan in vantaggio. Palla vagante e il bomber vero si fa trovare. Stop immediato e subito tiro, preciso, non potente, ma ha sorpreso il portiere macedone Zahu, perché appunto probabilmente era coperto. Da rapace vero, André Silva si è subito presentato a San Siro. Ovazione per lui, come ha detto, tanti occhi puntati, anche perché è imminente l'arrivo di Kalinic. Qui rivediamo, intanto batte ribatti, un po' di fortuna, poi però cerca l'angolo e lo trova. Con sinistro, quindi due soluzioni pregiate per il Milan. Suso, prova lui, pallone rimane lì, Montolivo, rete! Rete, 2-0, Montolivo! Con un rapace d'area di rigore, si trasforma in bomber per il raddoppio. Sì, il tiro non era irresistibile, ha aumentato la difficoltà perché il pallone ha toccato terra proprio davanti a Zawi, ma sì, non è stato lentissimo ad alzarsi. Zawi è stato lentissimo ad alzarsi e Montolivo invece è stato rapidissimo, ha voluto questo gol, è andato come un attaccante vero proprio sì, sull'eventuale ribattuta e poi messo la palla dentro con grande determinazione. Se voleva far pace con i tifosi, se voleva riconquistarli. Certo, tutto nasce da questo calcio di punizione un po' generoso e dall'errore di Zahov, rivediamolo. Sorpreso però anche dalla barriera che si apre. Esatto, sì sì, la barriera ha cercato, si è alzata ma si è aperta anche in maniera incredibile, però il tiro non era irresistibile. Certamente con maggior serenità, Antonelli apre per Borini. In mezzo c'è André Silva, non parte il cross però, Çalhanoğlu. Ci pensa lui a cercare Silva. Controllo, protegge il pallone. Riesce a recuperare André Silva, rete! Che numero! In mezzo a due, davvero bomber, come diceva Aldo Serena, 3-0. A forza fisico e lo lavora, e lavora bene proprio appunto in virtù della capacità atletica che ha, ha difeso benissimo il pallone in area di rigore, non è per nulla semplice, e poi si è svincolato anche in maniera molto agile e rapida, colpo sotto con l'arrivo di Zahu e altro gol di ottima fattura. Çalhanoğlu che lo va sempre a cercare, qui si fa sentire Suzzulli che non riesce a risolvere, tantomeno Beitoulay, e poi molto fra uno, sta arrivando Conti, André Silva lo vede, tocco per lui, Conti va sul fondo, ancora André Silva, tocca male, e poi c'è Borini, 4-0. Molto bravo Suso, e che è andato a trovare proprio il fondo, poi c'era Bonaventura probabilmente sulla linea di porta, ma si è disinteressato saltando appunto, non toccando, e Borini non poteva sbagliare da lì, doveva per forza centrare lo specchio di porta da pochi passi senza nessun... Rivediamo, molto bravo Conti nella sovrapposizione, in qualche modo André Silva, non ho capito se André Silva volesse tirare o toccarla a prolungare, per me voleva tirare in porta e ha preso male il pallone, era un po' in contrattempo, era troppo avanti rispetto al pallone. Poi sì, intanto tra poco nel Milan secondo cambio sta per entrare Abade, ma anche per raccontarvi un episodio che riguarda Bonucci. Sandro, attenzione, Conti a rimorchio, Suso, zona tiro, prova Zahov e poi c'è il gol. Attenzione, tutto regolare, ha ribadito in rete Antonelli, 5-0, tutto regolare, anche se vanno a protestare lo scendia sulla posizione di Antonelli. Tutto regolare per l'arbitro, 5-0. Si arrivava a tutta velocità e quindi da capire proprio quando ha calciato verso la porta Suso la posizione di Antonelli, che è arrivato a rimorchio, diciamo appunto prima. Vediamo qua. Regolare, regolare, regolarissimo, eh sì. Diciamo prima della volontà dei due esterni bassi di andare sempre in avanti, non solo a costruire l'azione per gli altri, ma ad andare anche a far male personalmente, quindi a cercare il gol. Ai gironi di Europa League. Antonelli, ancora lui, che sì, va incontro Andrea Silva, c'è Abate, mentre si è allargato molto Borini da questa parte, Montolivo, controllo, destro secco, rete, doppietta per lui questa sera, 6-0, fa festa Montolivo, sotto la curva, chi l'avrebbe detto?
era partito un po' teso, poi la prima rete gli ha liberato proprio lo spirito e lui ha cominciato ad intercettare palloni, a essere sempre presente nel vivo del gioco, e in questo caso ha calciato con grande potenza tenendo la palla bassa, ma anche il movimento proprio con il corpo per portarsi verso la porta avversaria è stato fatto abbastanza rapidamente, anche per la verità, per la grazia dei difensori dello Scandia, che anche qui sono stati aperti, lentissimi proprio nell'andare a chiudere. Ha avuto un attimo di esitazione, pensava di toccare a Cutrone, poi ha visto che insomma c'era lo spazio,